ricordi le canzoni che suonavo? Come se fosse ieri. Me ne ricordo qualcuna. Basta, ti prego. Jacopo, davvero, Jacopo, mi disconnetto. Outrider, non immagini quanto ho imparato dal dottor Scarlock. Non distrarti, non siamo qui per quello. Ma uno dei motivi per cui siamo qui è far sì che tutti possano scappare dalle trincee. E se avessimo riportato l'antidoto da Shira? Ci sarebbe l'esecuzione di massa di chiunque produca l'antidoto. Sono disertori, ricordi? Oh, beh, non ci avevo pensato. Con tutti questi disertori? Non faremo assolutamente nulla, Bane. Stai scherzando? Hanno mollato l'ECA. Sono dei traditori. Restiamo sulla missione. O segui gli ordini o torni da Corrigan a mani vuote.
Outrider, sono il dottor Scarlock. Devo confessare che è stato un piacere conoscere te e i tuoi compagni. Ti siamo grati per l'aiuto, dottore. Ma devo chiederti una cosa. Perché tieni l'antidoto per il fungo nascosto qui? La nostra gente è intrappolata nella valle, se lo sapessero. Sì, certo. Se lo sapessero, sai cosa farebbero? Per il terrore che cada in mano alla fazione opposta, mi chiuderebbero in gabbia. Stupidi, zotici, ottusi. L'unica cosa che capiscono è la guerra. Ma qui è diverso. Qui siamo liberi. Non dobbiamo vivere con la paura che i nostri vicini ci taglino la gola. Uomini e donne, alleati e nemici. Qui gli unici nemici sono gli elementi. La natura. Troppo bello per essere vero. Beh, facciamo il possibile. Abbiamo pochi mezzi. Ma tu e i tuoi compagni potete rimanere quanto volete. Sono Kan Jun-su, colui che ha tirato fuori i tuoi amici dai guai. Mi occuperò del tuo addestramento. Addestramento? Come ho detto a Scarlock, siamo di passaggio. Scarlock non decide chi va e chi resta. Dirigo io la sicurezza del campo. Certo, ma il campo non esisterebbe senza Scarlock e il suo vaccino. E Scarlock non esisterebbe senza i miei soldati. Posso fare qualcosa per te? Sono felice di sapere che non resterai a lungo.
Jakub, ho trovato il blindato. Descrivilo. È come l'avevamo lasciato. Proprio come te, insomma. Prendi la pompa della benzina, ok? E torna qui. Kang non fa che guardarmi storto. Che non fanno resistenza e poi allentali. Ma dico, non ti ricordi i miei insegnamenti? Insegnamenti? Perché mi hai mai insegnato qualcosa, vecchio? Incredibile! Che tipa. Ha sicuramente preso tutto da te. Beh, sembra che siamo in pausa. Hai guadagnato il diritto di sentire tutta la storia. Allora... tanto tempo fa, prima di questo cazzo di pianeta, prima che lasciassimo la Terra, trasportavo gli operai sulla stazione orbitale Caravel. Le fiamme iniziarono a circondarmi, così cercai un'uscita. E fu allora che inciampai e vidi una donna incinta sotto delle macerie. E riuscì a mettere in salvo entrambi. Beh, tutti e tre. Aspetta, aspetta. Eri presente al disastro della Caravel? Mm-hmm. A tutti i superstiti della Caravel venne imposto sulla nuova Flores e così l'ho rivista. Proprio qui, a Trenchtown. Sua figlia era nata. Una bambina. Si chiamava Channa. E quella mocciosa aveva solo 6 anni quando le hanno ucciso la madre davanti ai suoi occhi. E così tu l'hai cresciuta. Forza. Il blindato non si ripara da solo. Ehi, hey, Jakub. Bella storia la tua. Ma non spiegarti quale motivo Channa ti odi così tanto. Perché, secondo te? Non ho chiesto io di diventare padre in questo posto di merda. Hai idea del tasso di mortalità infantile? Però mi sbagliavo. La piccola se l'è cavata, alla fine. Chissà. Magari le hai fatto un favore. Se non fossi stato un tale bastardo, non sarebbe diventata così tosta da sopravvivere. Channa, Jakub mi ha detto cos'è successo fra voi. Ah, ti ha detto com'è morta mia madre? Nessun bambino dovrebbe vedere una cosa simile. Io ho fatto di meglio. L'ho vista 2 volte. La prima in una visione. Jakub non c'era al momento della sua morte. Allora l'ho rintracciato e l'ho pregato di tornare. Pensavo che se ci fosse stato magari non si sarebbe avverata. Ma lui non mi ha mai ascoltata. L'abbiamo già fatto non so quante volte. Lo odio comunque, l'ho sempre odiato. A meno che tu non abbia un piano migliore, non ci resta che la cerimonia. L'altro giorno ero a caccia di... Outrider, permettimi. Come mutazione non puoi partecipare alla cerimonia per complicanze scientifiche. Ma ti assicuro che la tua presenza qui al campo è molto gradita. Ho supervisionato personalmente la preparazione del tuo alloggio. C'è un comodo giaciglio, del cibo e una bottiglia speciale. È sulle scale che portano alla tenda della cerimonia.
Pochi giungono fin qui vivi. E ancora meno procedono oltre. Perché sei qui? Che cosa cerchi? Non sono affari tuoi. Non hai idea di come sia là fuori. Potrei raccontarti un po' di cose. Potrei darti diversi avvertimenti, ma dubito che crederesti alle mie parole. E che cosa te lo fa pensare? Perché a tutte le cose che ho visto non riesco a crederci nemmeno io. Eravate alla cerimonia di Scarlock? Com'è stata? Strana. Farneticazioni sulla fratellanza. Abbiamo preso dei sassi da un cestino. Ma c'erano musica e medicine gratis, quindi... Dov'è Zaidi? È andato con Scarlock discutendo nel loro gergo scientifico. Ma tornerà? No, non tornerà. Il tuo amico ha preso la pietra nera. Di che stai parlando? Lo stanno portando nell'impianto. Liberatemi e vi ci porterò. Zaidi, dove sei? Zaidi, mi ricevi? Merda. Sai, non avrei... Qui Scarlock produce l'antidoto. In pochi conoscono quello che succede là dentro. E tu come lo sai? Lo aiutavo a produrlo, finché non ha imprigionato un mio amico.